Viviamo e spesso non ci accorgiamo di vivere. Diamo tutto per scontato. Diamo per scontata l'aria che respiriamo. Non ci accorgiamo di respirare. Non ci accorgiamo di ciò che ci circonda. Siamo tristi o insoddisfatti per quello che non abbiamo. In tanti anni di vita e lavoro con i cani, io personalmente dai cani non ho imparato nulla di nuovo, o che già non sapessi. Un cane fa quello che si sente dentro, non vuole piacere agli altri, è se stesso. I cani mi hanno ricordato, questo sì, ma non insegnato, non te lo dovrebbe insegnare un cane, di essere me stesso. Se si piace o non si piace, non è un problema dell'individuo. Vivere ciò che si è l'espressione della vita stessa. La vita appartiene all'individuo, non agli altri. Un border collie è e rimane un border collie. Non diventa ciò che il proprietario vuole che sia. Quando ci conformiamo al volere della società, non stiamo vivendo la nostra vita, ma la stiamo vivendo per come gli altri ci vogliono. Se impari a scoprire e conoscere il potenziale che c'è in te, puoi realmente risponderti se stai facendo una cosa che nasce da te o è indotta da altri. Sarai veramente libero di esprimere te stesso quando questo ti sarà chiaro. Esperienze da cani è il podcast che vuole mostrarti come vivere il cane serenamente e come liberarti dalle conformazioni e dalle banalità che tutti i giorni ci vengono propinate per distrarci dalla nostra vita e presentarci una realtà virtuale che lentamente e inconsapevolmente ci uniforma a standard preimpostati, non permettendoci di esprimere il nostro potenziale e quindi divenire tutti fotocopie. Credimi, le esperienze da cani non sono poi così male, perché sono vita vera.